Buongiorno, oggi doveva essere una bella giornata con la salita sul Monte Carega, ma dubito che ci arriviamo perché mi è andato in blocco il motore, per cui mi dà il minimo della potenza giusto per andare avanti, per cui il giro mi viene da piangere dirlo, ma verrà abortito. Adesso andiamo finché riuscirò a pedalare, penso al primo rifugio e poi da lì vediamo o tornare indietro o se la strada lo permette in fondo più che altro, perché se è battuto riesco ad andare, se è un po' tecnico no, che blocca del motore vuol dire che ti dà degli impulsi di potenza minimo per andare al 5 all'ora, non ti dà altro in qualsiasi modalità 6. Purtroppo questo è un problema che mi porta avanti da parecchio e non ne veniamo fuori, neanche la Bosch sa che cosa è. Loro dicono che è impossibile perché il mio motore è penultima generazione e questa cosa qua non dovrebbe darla. Che vedevo di? Ciao! Aia. Attacchi con giù, ecco che ha preso? Ah. C'ho le balle veramente girate che guarda. Poi oggi abbiamo fatto 250 km per venire a fare sto giro, questo voleva dire 500 km in giornata per venire a fare un giro in bicicletta, un giro che volevo fare da non so quanti anni e mi viene fuori sto cazzo di errore, porca puttana. Guarda che è scritta qua, sulla roccia. Qua. Genio, prima armata, 1 ottobre 1918. Eccolo lì l'altro, è diffuso.
fa bruno? Un po' bruno. Formaggio, burro, ricotta fresca, affumicata, yogurt. I tavoli ci sono, ustia, scusami, i tavoli ci sono, la bandiera c'è, però non penso che qui si mangi, qui faccio la vendita. Anche se un pezzo di formaggio. Perché per sotto mi sa tanto di più. Secondo me più. Perché vedo tutte le cose chiuse. Ma quella è una chiesetta, non è una casa. È una chiesetta. Piano piano ragazzi. Si va su. Il rifugio lì è chiuso, per cui vedremo cosa fare. Ah, ce n'è neve qua, eh? Guarda lì, che è rimasta lì all'ombra. Neve. Scalabri. Ci. Scalabri. Vabbè. Cosa? Porca puttana! Una foto e non un video. Ma ragazzi! Sono altri 3 km super, guarda. No. No, ma guarda là. Sì, sì. È lì il rifugio, là sopra, dietro qua. Guarda ragazzi, guarda la strada. Tu fai conto che qua è questa sì la piana, perché se fa subito da quella schio e tutta la zona di là sicuro. Maledetto, maledetto. Oggi sì, sì. Però vedi il mare, no, non ti do mano io, sei cosporco come sei, non ti do mano. Ah, infatti quello lì è grappa, eh. Ah, sì. Che bello qua ragazzi. Quelli di giù?
schiaffi, non qua subito, qui là. Ah, qua, ah. Ah, sì, sì, sì. Della ah. Ah, questo sotto, vero? Queste non sono da latte. Ma se tu guardi sono piccolissime. Quelle sono da latte, sì, quelle sotto lì. Quelle lì sì. Però qua ce ne sono un paio, visto che erano senza. Sì, infatti. Buongiorno da 504. Vediamo quanto riuscirò ad andare avanti. Anche perché dopo uno dice va bene, puoi pedalare te, come fosse, però il problema è che lui dando poca potenza non ti frena il motore, per cui se tu vuoi pedalare è come pedalare niente, non riesci, per cui devi basarti sulla quei piccoli picchi di potenza che ti dà il motore, devi sfruttare quelli, per cui devi abbassare la cadenza della pedalata e fare piccoli sforzi. Boh, vediamo, casomai si gira la bici e si scende giù, insomma una parte diciamo che oggi prendiamo un accenno del giro, perché se devo dire insomma che manca solo la salita al Carega, però lì senza motore non si va su. Adesso qua stiamo già facendo la strada di ritorno, vediamo se non peggiora, ce la facciamo così. Guarda dove è rifugio.
dai. E allora non rompere il cazzo, vieni con me e basta. Ed ecco a voi con un bellissimo panorama, un bellissimo paesaggio e un bellissimo silenzio, vengono disturbati da non si sa cosa sta passando in questo momento. Ho visto di qua. Peccata. Oh! Come niente forse. Comunque oggi il gran maestro ti sta dando una lezione. Oh yeah. Non farmi parlare. Ecco, questo non ci vuole, perché serviamo l'altra forcella al plisce, mi fa una fisca.
Bello. Bello, bello, bello. E io so già cosa andiamo incontro, eh. Ho visto già i filmati. Allora, qua siamo da questa parte. La nuvola? Eh sì, so che un perché dobbiamo fare un'altra forcelletta, quella c'ha 100 metri di dislivello, no, 90 metri. Ma sì, ma hai fatto un cazzo. Penso, non so se ci saliamo o ci giriamo attorno. No, no, sta la voce però. Già sono... Allora! Già che sono sul filo del rasoio. Perciò dobbiamo salire. Ma dai, prendi uno di questi ferri che se ci serve da... Anch'io ne ho due. Ma lì va, guarda, guarda quante. Però il problema è che ti salivo con un cuoca. Quella lì dritta lì, guarda. Però guarda dove viene. Questa qua. Esatto. Ah no, c'è anche questa. Sì, c'è quella che arriva lì. Sì, ma se già il vecchio ha detto questa è la migliore per voi in bici. Poco. Bravi o non bravi, io alla vita ci tengo. Non è tanto il terreno sotto che non è una frenata, ma non ci viene. No. Sì, cavoli.
Questi sai che spinte che ti danno? Io ho fatto un paio di voli con questi. Perché quando meno te l'aspetti ti prende, ti fa. Quello mi va anche bene. Posso cascare, il problema è. Dove caschi? Eh sì, quella è la salita che dovremmo fare. Però a vederla così forse è pedalabile per me. Perché boh, vediamo, speriamo. E se no me la fa tutto a piedi, cosa devo dirti? Eh sì, è uguale. Per cui guarda. Poi il gran maestro, insomma, le gambe ce le ha. Non si sa dove, ma. Mannaggia! Su quale Marca paletta. Porca. Cos'è che? Mannaggia. Io avrei voluto tentare il colpo di reni con sollevata della ruota posteriore e girarla. Sì, ma come cazzetto. Oh! Oh! Oh, non riesco a partire. Oh! 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 Mica, proprio, sono proprio quelli che mi piacciono di sentieri. Dai, fai sto salto. Puttana. Ma dai, il sentiero non è niente di particolare. No, però va a finire giù. Adesso ho capito perché si chiama Tre Croci. Siamo in due. Però siamo in due. Partenza per l'ultima fatica. 150 metri di dislivello. Io spero che siano il più possibile pedalabili, se no. Infatti già qua. Però già qua il paesaggio, oddio, il Vimberle. Monte Grappa.
vede il Monte Grappa da qua. Non è questa, vero? Ragazzi, speriamo che sia tutta così. A parte questi saltini che non me li fa fare. No, questi non devo farli. Cima tra... Cavolo. Mm-hmm.
Oh, devo studiarmelo tutto, dove mettere la ruota, perché se trovo come gli scalini lì, io sono mica riuscito a farli. Ti rendi conto di quanto era ripida? Mannaggia! Quella che l'abbiamo fatto! Porco cane! Qui sotto. Non se riesco a farlo. Vada, vada, vada! Sì. Cosa? No, ma va che non faccio fatica, devo solo studiare di non prendere sassi, sai, che mi blocca la ruota davanti. Oppure quando arrivo lì devo mollare la pedalata, perché allora entra il motore. Perché meno pedali, più il motore ti dà potenza. Scusami se mi chiedo ogni parte. Oh! Mannaggia, ho preso il pedale, ancora un po' vado a finire giù. già qua faccio fatica. questa, guarda. Se avessi il motore intero, sì. Che gare. Mi sembra che stia facendo un corso di equilibrismo, perché qua tutto il gioco è la giusta pedalata. Ai 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 ai. Ui 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 ui. Ma questo sentiero sarebbe bellissimo. No. Se non devo fare queste cose qua. Sai, ho un gran maestro ad andare a piedi e poi quando mi vedono gli altri di montare su. Mannaggia. Ops, ho schiacciato l'iPhone. No, infatti, bravo. Perché se mi fermo qua. Oh, ancora quello devo fare. Mamma. Queste condizioni qua. Dico che è pericoloso, ma quasi. Perché arrivo sui sassi che mi si blocca la bici proprio. E qua ti rendi conto quanto il motore ti aiuta in questi casi, perché tu basta che dai un colpo di una pedalata, il motore ti aiuta. Qua invece fa il contrario, se io do un colpo forte mi frena. Invece devo pedalare talmente piano e lasciare che la potenza mi tiri su, almeno quella poca che sprigiona. Però dai, sono contento. L'unica cosa è che domani avrò male alle gambe.
No, qua non ci provo neanche. Andiamo qua. No, no, pretendo troppo anche. Allora, di qua si vede tutta la strada che abbiamo fatto, questa qua sotto la forcella, quella lì, quella è stata bestiale, quella gira attorno e va fino alla forcella alta. Da lì dietro c'era un tratturo militare che porta fino al verso il Carrega. Diciamo che l'unico pezzo a piedi è questo qua, quello a scendere lì, perché insomma è più la parte che devi spingere che puoi stare sui pedali, se no tutto il resto, questo qua, è pedalabile. Peccato che non me la sto godendo, però devo anche ringraziare che siamo qua, che sono riuscito ad arrivare fino a qua. Non so, questo è l'ultimo pezzo, mi sa che questo me lo cucco a piedi, perché mi diventa difficile. Sì. Troppo brevi i pezzi che posso pedalare, allora tanto vale che me la porto su così, visto che non è neanche faticoso. Comunque, allora, diciamo che questo è l'assaggio del Carrega. Il prossimo anno si va su fino alla cima. Così lo completiamo. Oggi va già bene così. Tre, dos, one. Cosa? Guardi la casetta adesso, dove c'è la telefonia.
Sembra. Ah no, il buco. Monte Serazzo, Rasanelle. Passo Zevola. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Ti spaccano i copertoni, questi sassi. Perché? Mannaggia ragazzi!
spettacolare. Mamma mia. Spettacolo? Sì. Se si inizia a fare freddo, più che altro quello. Ah, ma sai, se sei coperto bene, il tempo è così che è perfetto. Ti vesti bene, insomma, dai, non è che non puoi farlo. Questo è il Giazza, questa è proprio la Val Frasenelle, che dovrebbe essere quella che facciamo noi. Sì, sì. Oh. Ah, però. Un po'? L'acqua? È già tanto se c'è. È già tanto se c'è. Thank you.
Ma non c'è più errore. Magari. No, no, non va. Tu lo sai adesso che dobbiamo litigare con le pecore? Per chi passa? Parlaci tu. Cos'è tutto sto casino qua? Cos'è tutto sto casino? Ah, che belle che sono. Avanti! Tutti in fila! Piccolino! Piccolino! Scampato a Pasqua! No, fuori percorso mi ha detto. Ah, che bello. Di più, anche il sentiero con l'erba. Ma pazzesco! Che bello! È vero? Sì, ho visto. No! Thank you.
Sì, sì, di qua. Il filmato l'ho visto. Ah, bello, 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 guarda. Pazzesco. No, dai, è andata bene, dai. Nel male è andata bene. Penso che la ciliegina sulla torta non sarebbe tanto la salita. Sì. Su. Ma il posto, il panorama. Una vista. A 300, a 360 lì, Sarebbe quasi anche da dormire su, vediamo la mattina. No, no, il giro è merita, merita, merita. Ancora il panorama. Cioè sì, è tutto panoramico questo giro qua. Guarda, guarda la punta da dove siamo usciti.
Allora, giro terminato, abbiamo fatto 27-28 km e 1250 di dislivello. Bello, peccato per il mio problema al motore, però alla fine il giro l'abbiamo completato, a parte la salita al Carrega, ma meglio così, così abbiamo una scusa per tornare il prossimo anno. Che dire, bellissimo, paesaggi stupendi. Ecco, adesso subito. Questa è Giazza. Già il paese, questo qua è bellissimo. Solo il paese è bello. già stamattina quando siamo partiti questo paese era stupendo. Poi da qua non dice niente, ma arrivando dalla strada lì è stupendissimo. Bom. Chiudiamo qua? Chiudo? Allora chiudiamo.